Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Overbar. Oggi facciamo un video un po' diverso, facciamo un video un po' più free. Volevamo fare con voi una chiacchierata su quello che è a tutti gli effetti l'allenamento a corpo libero e rispondere a tutte le domande che ci vengono fatte sia sui social che di persona al nostro corso che già teniamo in palestra. Innanzitutto volevo lanciare e promuovere il nostro primo corso di Endurance and Strength che faremo in collaborazione con Burning Gate. Quindi mi raccomando, sarà il 3 dicembre a Torino, non potete mancare. Per informazioni comunque guardate sia la nostra pagina che la pagina Burning Gate e vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, è un gran bel progetto, partecipate perché merita veramente. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le domande che più frequentemente ci vengono fatte. Con questo corpo libero, o che calisthenics, si può mettere massa muscolare? So che è una domanda sentita e risentita, ma vogliamo dire la nostra, perché riteniamo comunque importante. La risposta è assolutamente sì. La cosa importante però è non ragionare come se stessimo andando ad allenarci in una palestra con la sala pesi, perché sono cose completamente diverse. Perché la differenza sostanziale è dovuta al fatto che non si può regolare l'intensità di carico come nella sala pesi. Quindi l'allenamento a corpo libero, anche per un principiante, sarà sempre intenso, quasi traumatico all'inizio. Dimentichiamoci che abbiamo a che fare col nostro peso corporeo. Qualunque esercizio noi andremo a praticare sarà di un'intensità per forza più alta. Non sarà come gestire i manubri in palestra, in sala pesi, che possiamo utilizzare pesi assolutamente leggeri. Altro punto fondamentale sul quale basarci e quindi smettere di ragionare in quel modo è il fatto di allenare il muscolo. Noi non possiamo pensare di allenare il bicipite, il tricipite, il pettorale. Col corpo libero questo non può avvenire, quindi il modo migliore è iniziare a ragionare con esercizi di tirata ed esercizi di spinta. Quindi allora inevitabilmente se andremo a lavorare un esercizio di tirata, come la trazione, andremo a coinvolgere tutta la catena posteriore, quindi del dorso, della spalla e del bicipite, soprattutto nella chiusura. Invece, quando andremo a lavorare esercizi di spinta, come può essere per esempio un piegamento sulle braccia o push-up, andremo a coinvolgere tutta la parte anteriore, quindi pettorale, spalla e tricipite nella fase conclusiva. Rifacendomi a questo discorso, la prossima domanda che mi viene in mente è: c'è bisogno di carichi di zavorre per mettere massa? E direi di no, nel senso che se vogliamo migliorare le nostre prestazioni, allora sì, ma parlando di massa muscolare non serve proprio perché abbiamo appena detto che l'allenamento a corpo libero è già molto intenso per conto suo. Diciamo, soprattutto da principianti, sconsigliamo di usare zavorre. Premia Assolutamente. molto di più la massa muscolare andare a fare tante ripetizioni. E con questo ci allacciamo alla prossima domanda, che è: fare tante ripetizioni fa diventare secchi? Fa bruciare massa muscolare? Direi di no. Ragazzi, direi di no, assolutamente. Fare tante ripetizioni non vuol dire bruciare troppo il muscolo. Semplicemente andremo ad allenare diversi tipi di forza e resistenza, ma questo non comprometterà la nostra massa muscolare. Certo, tenendo presente che un aspetto importantissimo di tutta questa storia è che legato a questo tipo di allenamento va per forza fatta una dieta adeguata e quindi qui ci allacciamo al discorso Esatto, che è dell'alimentazione. la quarta ed ultima domanda che tratteremo oggi. Anzi, proprio a discapito di questo, parleremo del fatto che se si è principianti e si approccia al corpo libero, noi andremo addirittura a togliere del carico, quindi a togliere del peso con le loop band o altri sistemi di propedeutica, proprio perché gli esercizi saranno veramente troppo difficili. Esattamente. Quindi vale molto più la pena, soprattutto in ambito di massa, perché di questo stiamo parlando, fare un bel 3x12 di Australian Pull-Up, quindi le trazioni da sdraiato, andando a scaricare parte del peso, piuttosto che fare una trazione fatta male per 5-6 volte. Sì, la qualità è sempre, la regina di tutto. Esatto. Quindi veniamo a questo demone che è l'alimentazione.
tutti hanno paura di mangiare, vedono l'alimentazione come una privazione, un eterno privarsi di cibo, di calorie. In realtà non è così. L'alimentazione è la nostra migliore alleata per mettere massa muscolare, per vivere in salute. Riguardo a questo discorso potremmo anche fare degli esempi, perché noi abbiamo atleti che vengono ad allenarsi da noi e che, seppur avendo ottimi risultati, vorrebbero ancora aumentare la massa muscolare e fanno un po' fatica. Veniamo a sapere da loro, dalle loro diete, che in realtà non mangiano quello che dovrebbero. Loro sembrano di mangiare tanto, ma non è così. Un mito da sfatare tra tutti, per esempio, è quello di togliere i carboidrati la sera. Ragazzi, se vi allenate, mangiate carboidrati, non abbiate paura. Esatto, soprattutto tra l'altro se vi allenate la sera. Se vi allenate la sera e poi andate a cena e vi fate un pollo insalata, non avete le energie e le calorie per recuperare e riallenarvi magari il giorno dopo. Assolutamente, assolutamente. Quindi con questo non stiamo dicendo di ingozzarvi di cibo. Certo, questo discorso è molto soggettivo. Non tutti reagiscono uguale nel discorso alimentazione. Il punto è trovare il vostro range giusto e adeguarmi. Se mi alleno tanto, mangio tanto, ma il mio mangiare tanto può essere non uguale al suo, per esempio. Esattamente. Questa è una cosa che dovrete capire strada facendo. Ci sono molte applicazioni e molte persone che possono darvi consigli. L'importante è non privarci del nostro sostentamento. Perché allenarsi senza un'adeguata nutrizione fa soltanto male. Esatto. Riassumendo tutto, bisogna cambiare il punto di vista. L'alimentazione è nostro amico e non nemico. Non è privazione, ma è fonte di salute ed energia. Tenendoci a questa domanda 4, apriamo la piccolissima parentesi sull'integrazione. L'integrazione è importante o non è importante? Dipende. Non è fondamentale. Comunque è consigliata perché è uno stile di vita particolarmente magari frenetico e non ha voglia o tempo di prepararsi i pasti da casa e non riesce magari ad arrivare alle calorie necessarie per una buona alimentazione. Quindi in questo caso l'integrazione diventa importante. Ricapitolando quello che abbiamo detto in questo video, l'allenamento a corpo libero è un ottimo metodo per mettere massa e allenarsi bene. Abbiamo detto quindi che non bisogna utilizzare il ragionamento della sala pesi, bisogna integrare con una buona alimentazione, lavorare anche senza carichi eccessivi a seconda del nostro livello, comunque non sono così importanti se vogliamo mettere massa. Esatto, quindi all'inizio è sempre meglio fare tante ripetizioni ed esercizi semplici. Comunque prendete quello che abbiamo detto con le pinze, questa è soltanto un'infarinatura generale per chi vuole approcciare questo tipo di allenamento. Se avete domande più specifiche o qualunque cosa vi passi per la testa, scrivetecele, chiedetele e noi nel prossimo video, nella prossima chiacchierata che ci facciamo, saremo ben contenti di rispondere a tutti quelli che ci avranno chiesto qualcosa. Esatto, il fine del video è proprio quello, darvi uno spunto per farci delle domande più specifiche e tecniche, alla quale risponderemo molto molto volentieri. Ah, scusa, una cosa importantissima, ragazzi, pompate o non esatto. Diventate grossi. Esatto, e altra cosa che è più importante dell'allenamento, dell'integrazione, dell'alimentazione, questa tenetela bene a mente, mettete like e iscrivetevi al canale.